Io credo che molti dei nostri amici parlamentari devono andare via, sentivo, che hanno degli impegni. Facciamo una battuta finale, ciò che tipo una battuta finale. Quando Monti dice in Italia la casa è tassata meno che in altri paesi, allora è una bugia, non è vero? Beh, questa è stata un'analisi molto Sì, ben fatta, approfondita. approfondita, che fa anche le differenze dei sistemi fiscali, Sì. perché è chiaro che se in Francia c'è il quoziente familiare, il rapporto e la tassazione è fatta in rapporto al numero dei componenti Venti la della famiglia. famiglia, quindi è anche difficile fare, diciamo, un confronto esatto. Sulla tassa secca, sulla casa, la nostra è più bassa degli altri paesi, se calcoliamo soltanto quello, se calcoliamo solo il 4 per 1000, certo, se calcoliamo invece tutti gli altri indicatori che il vostro rapporto ha fatto, la situazione cambia. Non c'è dubbio che c'è un tema, di rivedere complessivamente una politica fatta sull'immobiliare, che è stata legata fino ad un sistema, che è morto nel 2008, perché questa è la realtà vera di questa vicenda, che dobbiamo insieme trovare il modo di rilanciare, ricostruire attraverso nuovi modelli di sviluppo in questo settore, perché la crisi economica complessiva e anche il fatto appunto che c'è una riduzione ed un cambiamento dei valori immobiliari, questo ha portato. Io credo che sia importante anche il tema della revisione del catasto, perché il nostro catasto, i nostri valori immobiliari non sono corrispondenti al vero valore immobiliare degli alloggi e degli immobili, e questo è un tema assolutamente emergente e urgente da affrontare. Grazie, Mantini. Beh, anche io saluto, in effetti devo proprio andare, ma con la FIAE i rapporti sono intensi. Voglio solo dire che noi abbiamo proposto più volte, veramente non è stato possibile, finora però non disperiamo, emendamenti specifici intanto sul tema della detraibilità dell'affitto per le giovani coppie, fino ad una certa fascia di reddito. Questo strumento va riproposto con la gradualità possibile e anche garantito da fondi, se ne parlava prima, di garanzia pubblici, perché un grande tema è consentire di più l'affitto, l'accesso alla prima casa da parte delle giovani famiglie, in generale se vogliamo rimettere in moto il patrimonio edilizio. Quindi la detraibilità dell'affitto è un primo punto. Occorrerebbe per il vero una politica di flat tax anche sulle dismissioni, perché sulle dismissioni ci sono due misure, che è un altro grande capitolo che rimette in moto però il settore immobiliare. C'è da semplificare quell'articolo 27, poi 33 bis, e far sì che la modifica delle destinazioni d'uso, cioè la liberalizzazione, insomma, una caserma non è più una caserma, non devi vendere una caserma, se no la devi vendere a un signore della guerra, sarà difficile trovare un acquirente. Ecco, si fa con l'atto di ricognizione dei beni da dismettere fatti dagli enti proprietari. Quella delibera ha valore anche di liberalizzazione e dismissioni. Poi si faranno le gare e il miglior progetto vince. Se si adotta questo sistema, e un sistema anche di tassazione un po' agevolata e un tutor amministrativo, sarà possibile attrarre soggetti investitori in Italia. Diversamente Non sarà si potrà un po' fare. difficile. L'ultima notazione la voglio dire perché doverosamente devo dirla. La dico anche al collega ed amico Li Gotti, che vedo che ha una verve, diciamo, da un giusto entusiasmo da diciottenne, però siccome anche lui siede sui banchi del Parlamento da un po' di tempo, qualche responsabilità se la deve prendere. Dal Noi ci 2008. siamo presa la responsabilità di fare, negli ultimi mesi, la riforma del secondo pilastro delle professioni, cioè delle nuove professioni. Dentro questo secondo pilastro, ordini e collegi riformati e più europei e professioni nuove o non regolamentate, come è stato detto, tra cui la vostra, degli agenti professionali, che ha le sue specificità, ma che ben può rientrare nel secondo pilastro,
vi è oggi uno spazio importante, come sa il Presidente Righi, ci siamo battuti insieme da molto tempo, e adesso questo riconoscimento è possibile a garanzia della professionalità degli iscritti e anche di qualche battaglia come quella della maggior possibilità, diciamo, di indicare, svolgere attività professionale, indicare istituti di credito, le cose di cui si è parlato, o di perseguire chi non ha titolo e in modo abusivo esercita professione. Questo è un secondo strumento, il secondo pilastro, la legge sul riconoscimento delle nuove professioni, che può essere utile a voi, oltre che alla maggiore, diciamo, competitività dell'intero paese. Buon lavoro. Grazie. Va bene. Grazie. Anch'io chiedo scusa di andare via, credo che l'argomento sia stato approfondito. Mi permetto solamente di aggiungere una battuta, che la detraibilità del canone di affitto credo che sia una cosa importante. Innescherebbe anche il conflitto di interessi, ci sarebbe l'emersione anche di un'evasione in nera. Credo che tanti risultati si potrebbero ottenere con questo provvedimento, e non credo neanche, facendo emergere il nero, che ci sia una minore entrata per lo Stato, insomma, un'altra. E poi reitero di nuovo l'impegno a vederci dopo. Io chiaramente, essendo membro del Partito Democratico, rappresentante del Partito Democratico, penso che la mia parte politica, mi auguro di venire premiato dal corpo elettorale e di poter tornare qui per prendere impegni fattivi per costruire un nuovo rapporto con voi e risolvere parzialmente o tutti quelli che sono per adesso cose inevase. Buonasera, grazie. Grazie, grazie anche. Allora, io coinvolgo, visto che tanto Righi, Spaziani Testa e Giordano la loro l'hanno detta, coinvolgo Saverio Fossati del Sole 24 Ore, che insomma di questi temi ne mastica da molto tempo ed è un grande esperto, e voglio sentire dal buon opinione se ha qualche domanda qui anche. Sì, le domande erano fatte ai politici prima che se ne andassero, comunque... Purtroppo lo sa che con i tempi qui... Comunque, più che domande ci sono dei fatti. Allora, partendo presupposto che la tassazione immobiliare in Italia è basata sul sistema catastale, l'unica possibilità che era stata data nel corso di questa legislatura di riformare il sistema catastale era contenuta nella delega fiscale, l'unica delle riforme importanti che è stata affossata con la massima serenità, mentre quella delle pensioni, se vogliamo chiamarla riforma, è andata avanti, l'IMU è stata approvata e quella del lavoro pure, la delega fiscale no, eppure era lì dentro. Che cosa diceva questa riforma del sistema catastale in estrema sintesi? Si proponeva di costruire degli algoritmi che riassumessero il valore degli immobili sotto due aspetti, quello reddituale, sul quale avrebbero dovuto basarsi alcune imposte, e quello patrimoniale, sul quale si sarebbero dovute basare le imposte patrimoniali, segnatamente per esempio quelle sui trasferimenti. Naturalmente nel corso poi dell'approvazione del decreto legislativo, che sarebbe stato elaborato dal governo e sottoposto poi all'approvazione definitiva, le cose sarebbero... Non è imprevedibile, diciamo, che cosa sarebbe effettivamente accaduto, perché questa riforma sarebbe durata parecchi anni. Io ho parlato tante volte con quelli dell'Agenzia del Territorio, dai due anni ufficiali di cui parlava Vieri Ceriani, in realtà, cioè il sottosegretario che seguiva questa faccenda, era chiaro che ce ne sarebbero voluti 4 o 5 anni, perché si sarebbe dovuto operare un'analisi molto attenta su tutte le tipologie immobiliari a livello di microzona, cioè di quartiere, in modo da poter poi comparare le altre unità immobiliari analoghe, scusatemi, gli altri edifici analoghi più o meno limitrofi. Quindi un lavoro enorme che avrebbe visto poi necessariamente l'implicazione dei professionisti, come per esempio i geometri, per poter avere un quadro serio di tutta la faccenda. Un lavoro molto lungo. Questo lavoro molto lungo, che peraltro, di cui peraltro si è l'esigenza, non è certo questo è il primo progetto di legge che era stato approvato in questo senso. Ricordiamoci anche il fallimento della delega fiscale di Visco, credo, non so, 8-9 anni fa, una cosa del genere. È diciamo il cardine di tutta la faccenda,
Perché è evidente che la tassazione immobiliare è quella che andrà ad alimentare il federalismo, il federalismo. Cioè il federalismo, ma anche senza federalismo, le spese semplicemente dei comuni. Perché anche la TARES, quella di cui oggi non si è riusciti a parlare, naturalmente non so neanche se chi era presente avesse vagamente idea di che cosa sarebbe andata a, andrà a cadere a giugno, diciamo. Perché voi sapete che la TARES è stata fatta slittare da gennaio ad aprile, qualche mese fa, e da aprile a luglio, adesso con un provvedimento in extremis che è stato fatto perché? Perché nessuno voleva venire qui a dire, beh, fra due mesi adesso però pagate questi altri 4-5 miliardi, perché come sapete la TARES non comprende solo la tassa rifiuti, ma anche una tassa che serve al, diciamo così, alle amministrazioni comunali, no? E che è anch'essa basata in parte sui valori immobiliari. Quindi ancora una volta ci troviamo, per così dire, a mungere dall'immobiliare ciò che l'IRPEF non è più in grado di dare, perché ciò che non hanno detto i deputati, i senatori che mi hanno preceduto, è semplicemente che dall'ICI all'IMU ci sono 15 miliardi in più. Questi 15 miliardi non vengono tolti dall'IRPEF, semplicemente sono i minori trasferimenti del governo nei confronti degli enti locali. Quindi gli enti locali si devono mantenere da soli, senza più i trasferimenti che derivano dalle imposte sui redditi. E dovendosi mantenere da soli è ovvio che hanno bisogno di denaro, quindi anche l'idea di togliere l'IMU dalla prima casa. Beh sì, l'onorevole Lorenzino almeno è stata l'unica che ha detto, possiamo fare così, possiamo fare l'accordo con la Svizzera, quindi concedendo finalmente agli evasori le impunità totale, però almeno facendoci dare qualche soldo. E va bene, non c'è problema, tanto in questo... In questo mondo di pragmatici, naturalmente, la scelta è anche comprensibile. Ma l'imposta... Scusate. Ma i 10 miliardi che ha incassato lo Stato, perché l'IMU lo sapete che non va tutto ai comuni, 10 miliardi vanno allo Stato, io dubito fortemente che possano essere restituiti ai comuni come così astrattamente ha promesso Monti. Io voglio proprio vedere cosa succederà adesso, al prossimo giugno, insomma, prossimo giugno, quando si tornerà, per così dire, a pagare l'IMU. Pagheremo la quota statale o non la pagheremo? Nessuno l'ha detto, perché sono 10 miliardi, praticamente sono il peso dell'IMU, perché l'IMU che è andata in tasca ai comuni, e i comuni sono stati costretti ad aumentare le aliquote perché continuavano a tagliare i loro trasferimenti, l'IMU che hai dato ai comuni è circa i 14 miliardi, cioè in sostanza l'ICI più l'ICI sulla prima casa. Non è che sia molto diversa, sono i 10 miliardi in più che sono stati una spesa terrificante e che è stata fatta per le ragioni appunto più generali di bilancio che noi naturalmente conosciamo. Quindi è su quella scelta che tutti i partiti si sono così accodati, ha detto qui c'erano 10 miliardi in non so, un mese, dove li prendiamo? Io non sono deputato, non so se appunto da deputato mi sarei anch'io rassegnato all'idea di prenderli dall'unico, diciamo così, tesoro immediatamente disponibile che è il mattone. Non ho idea, per fortuna non sono deputato, le scelte se le sono accollate gli altri, va dato atto che alcuni partiti come l'IDV si sono rifiutati di fare questa scelta, ma gli altri di sinistra o di destra che fossero non hanno avuto, nonostante l'incredibile numero di economisti che contano al loro interno, non hanno avuto la fantasia di inventarsi altre cose, senza preoccuparsi dell'effetto, del pesante effetto deprimente che questo ha avuto sul mattone, anche sotto il profilo psicologico, cioè ci sono tantissime persone che si sono a un certo punto rese conto che invece di 500 euro adesso ne spendevano 1.500 e si sono molto spaventate, magari l'idea di investire e comprare un altro appartamentino, che ne so, per il figlio che gli sarebbe costato 1.000 euro in più all'anno. È uno spavento eccessivo, ma il mercato è fatto anche di queste cose, dico, gli economisti lo sanno molto bene e quindi non ne hanno tenuto minimamente conto, quindi la cosa ha avuto un effetto depressivo, insomma lo sapete voi meglio di me, molto pesante, molto al di là di quelli che sono i calcoli economici concreti, no? Certo, unendosi la faccenda alla crisi generale e quindi al fatto che l'immobile non si apprezza e al fatto che è difficile trovare inquilini solvibili, beh, è stato abbastanza devastante, insomma, le vostre agenzie sono vuote, queste qui sono cose che noi... come? Il redditometro.
Il redditometro è un altro discorso, cioè non c'entra direttamente con... non è che la gente debba aver paura del redditometro, perché l'ha detto anche l'Agenzia delle Entrate, che insomma loro faranno 31.500 controlli l'anno su 60 milioni di abitanti. Sinceramente io non ho paura del redditometro, credo nessuno debba avere paura del redditometro, segnatamente i lavoratori dipendenti, i pensionati, i lavoratori autonomi che più o meno pagano, diciamo, più di metà delle tasse che dovrebbero, non saranno toccati dal redditometro, non ci pensano neppure. Gli esempi che hanno tirato fuori adesso riguardano persone che guadagnano, dichiarano 10.000 euro e hanno 4 automobili. Insomma, mi sembra che siano casi molto limiti, che saranno poi quei 30-40.000 controlli che faranno. Non credo proprio che il redditometro abbia un effetto depressivo sul mercato della casa, se almeno le persone si rendono conto che non interesseranno. Che non interesserà alla grande massa dei cittadini, che è assolutamente, ma anche tecnicamente impossibile. Non potete pensare che gli uffici delle entrate adesso si mettano a scrivere lettere e ricevere comunicazioni, risposte e spiegazioni da milioni di cittadini. Non sono matti, insomma, lo sanno benissimo. No, il problema è piuttosto quello, secondo me, di questi valori immobiliari. Io purtroppo non so che cosa farci. Può darsi che si spaventino anche per questo. Secondo me l'effetto più depressivo l'ha avuto l'IMU, perché effettivamente, specialmente a Roma è pesantissimo, perché qui le rendite catastali sono altissime, molto più alte che a Milano. Paradossalmente a Bologna e a Roma sono fra le più alte d'Italia, il che è del tutto inspiegabile. Però è su quello che si basa l'IMU, no? Poi è stato fatto questo aumento percentuale uguale per tutti, che ovviamente, come voi sapete, è un calcolo semplicissimo, ha penalizzato tremendamente quelli che avevano le rendite catastali più basse, perché quando tu aumenti una cosa allo stesso livello, 60% per tutti, beh, per forza di cose, chi sta sotto paga in proporzione di più di quelli che stanno sopra. E anche questa è stata una cosa abbastanza devastante per il mercato spicciolo. Quindi... Le ville. Sì, per forza, perché sono stati fortunati che quando gli hanno assegnato la categoria catastale, è quello che dicevo prima, cioè se non c'è la riforma del catasto, quindi con la revisione generale di tutte le categorie, o meglio con l'abrogazione di tutte queste categorie, perché dovrebbero rimanere solamente 3 o 4 e tutto dovrebbe basarsi sui valori immobiliari, patrimoniali, reddituali, diciamo reali, è chiaro che non se ne esce, è chiaro che l'imposta sarà sempre terribilmente sperequata. Per cui io che ho una casa, diciamo, X a Milano, pago molto di più di uno che sta a, non so, Trento, d'accordo? Ma la mia casa sul mercato non vale il doppio di quella che sta a Trento. Così come quello di Roma, che paga molto più di me, la sua casa vale praticamente come la mia. Eppure paga molto più di me di IMU. Queste ingiustizie, queste assurdità, non sono state corrette in nessun modo. Tanto che giustamente ci si è chiesti perché l'IMU non è legata in qualche modo, a questo punto, per cercare di togliere alcune sperequazioni, non è legata in qualche modo al reddito effettivo del proprietario. Cioè, perché un ricco deve pagare come un povero per lo stesso identico tipo di casa, considerando il peso notevole di questa imposta. Non si tratta di un'imposta di soggiorno, non si tratta di 200 euro, non si tratta del canone TV, tanto per dire. È diventata un'imposta così pesante che c'è chi si sta chiedendo se dal punto di vista costituzionale, cioè della progressività, della capacità contributiva, non sia effettivamente incostituzionale. Non mi sembra Tremonti avesse sollevato questa questione, pur essendo insomma l'IMU, insomma, figlia del suo progetto federale, non mi sembra un interrogativo effettivamente del tutto peregrino. Perciò secondo me, ecco, partire dal catasto, dalla riforma del catasto, è il presupposto, o avviare comunque la riforma del catasto, è il presupposto indefettibile, e devo dire che qui non è che ne hanno parlato, così come non hanno parlato della TARES, e presto ce ne accorgeremo tutti. Grazie a Saverio Fossati. Io non vi chiedo altro, perché qui dobbiamo andare velocissimi, invece allora ringrazio tutti voi, vi prego di riaccomodarvi.